Abbiamo qui due signori molto giovani, una si chiama, è il suo soprannome, Malasuerte. Buonasera. Ciao, chiamo Camilla. Ti chiami Camilla, però sì. Malasuerte è il tuo nickname. Esatto, il mio nome d'arte. Hai 25 anni, vieni da Bologna. Esattamente. Nickname perché fa la OnlyFanser, eccetera, si presenta anche qui piuttosto svestita. Perché hai questo soprannome Malasuerte? Perché sono sfigata. Cioè, che vuol dire sei sfigata? Sono proprio sfigata, ma la suerte significa. Ma che vuol dire che sei sfigata? Devo andare a casino stasera. Sono sfigata, sono da quando sono nata, ho avuto sempre delle grandissime sfighe, allora mi hanno sempre soprannominata la sfigata. Allora, tu sei, da due anni lavori in questo mondo del sex work. La però... stirata potremmo soprannominare. No, non la sfigata, ma la stirata. Attuale. Però la cosa la curiosa stirata. È che qui, insieme al suo fidanzato, sono anche una coppia molto aperta, no? Cioè, voi siete aperti nel senso che trombate con altri? Certo, sì, cioè, tu hai 31 anni, come pure ti chiami? Ieri tu? Mi sono sentita con un altro tipo. Cioè, ti sei sentita che va bene? In che senso? Con un altro. Cioè, era fregno? Sì, era figo. Era figo, ma ti sei sentita al telefono? Ma no, sì, mi sento, ci scambio foto. Insomma, se posso, ancora, mi ci vedo pure. Ancora non ci hai scopato? No, ancora no. Ancora mi è gustata. Ma tu sei d'accordo? Per bacco. Assolutamente, ma anche guardarla, diciamo. Meglio. Anche guardarla, anche meglio, naturalmente. Il tuo giudizio qual è, Filippo? Sì, è un commento. Cioè, cosa posso dire? No, questo anch'io. No, sono d'accordo con Filippo. Secondo me, tutto rispetto. Poi sono due ragazzi educati, bravi, ma stanno come i pazzi. Ma che vuol dire che stanno come i pazzi? Fanno cose, cioè io non potrei mai condividere che la mia donna la sera prima ha scopato un altro o la sera dopo ne scopo un altro. Poi anche lì, scusami, io ti faccio questa domanda, no? Come si chiama? Aspetta, come ti chiami? Adesso non voglio essere in arte o nome vero? Uguale, quello come che vuoi. Preferisci? The Magic Bee. The Magic B. Allora, The Magic B, non voglio fare il volgare, però mettiamo che la sera prima un ragazzo, cioè, ci ha fatto l'amore e ci ha messo il pisellino e tu la sera dopo gli lecchi la patatina. Cioè io c'era un po' come a cosa parte c'è? Che esistono i preservativi, diciamo, sì, ma chi cazzo li usi i preservativi? Con il lavoro che faccio poi sono super controllata, quindi che sei controllata non lo metti in dubbio. Ma a te ti fa schifo l'idea di scusami, l'idea che uno magari 3 ore prima ci ha messo il pisello nello sticchio della mia ragazza che dopo 3 ore glielo lecco, scusami, c'ho schifo, anche se se la lava c'ho schifo. Scusami, io c'ho schifo. Sono opinioni, alla fine ci sta. Sì, per carità. Ognuno può fare quello che vuole, ci mancherebbe altro. In questo caso, posso dire una cosa, ragazzi? In questo caso c'è una. Sono dettagli marginali della storia. No, però attenzione, in questo caso non sviare il discorso, caro Parenzo, perché in questo caso c'è una grande unione di intenti, una grande entente cordiale, si potrebbe dire, intesa quella tra Parenzo e Filippo Champagne, che la pensano esattamente allo stesso modo. Sì, questa cosa qua di OnlyFans mi scoccia essere d'accordo con Parenzo, però devo dire che sono però ogni tanto c'ha anche lui dei lampi di lucidità, però mi sembra io sono un genio, Parenzo. Allora, la cosa da notare è che fidanzata con altri mi sembra una ragazzi, dei gusti. A me sembrano ragazzi tranquilli, eccetera, che hanno fatto scomparire la gelosia e il possesso dal loro vocabolario. Anche perché però sei un po' geloso, per esempio, dei sentimenti. L'altro giorno, manco dei sentimenti. Cioè, se si innamora di qualcuno. Ma lo faccio anch'io. Oddio, se si innamora è un altro discorso. Cioè, mi sono un po' di figli dei fiori che hanno fatto disastri. Figli dei fiori, scopavano tutti insieme, una porcheria. Dimmi se sbaglio, Giuseppe. Io ero nato, sono nato nel 76. Io sono molto libertino, caro Filippo. Mi dispiace. No, non so, perché anch'io sono libertino, ma magari. Anch'io in un mese vado con due ragazze, però non è che sono fidanzato. No, per dire, solo due. No, per dire, ma non è che sono fidanzato. Cioè, sono ragazze che magari incontri, ci vai a letto insieme e finisce lì. Ma con la mia ragazza devo condividere il cazzo di un altro. Non esiste. Non esiste. Allora, la realtà è che sono due che vengono proprio dal proletariato vero, perché erano degli operai. Sì. Cioè, voi eravate degli... Questa è la classica resa del mondo dell'operaio, del mondo degli operai a OnlyFans. Lui faceva il responsabile. Non è che tutti gli operai poi finiscono su. No. Certamente no. Tu lavoravi in una fabbrica come capo reparto. Che fabbrica era? Proprio una cosa manuale? Che cos'è? Sì, si lavorava con le ceramiche. Ero responsabile proprio del capannone. Del capannone. Tu invece eri praticamente una semplice dipendente, sempre operaia di valvole elettriche. Quindi collaudavo valvole idroelettriche. Ragazzi, tu collaudavi valvole idrauliche. Lui era capo reparto in una fabbrica. Cioè, siete passati, avete lasciato tutto. Guadagnavate 1.200, 1.300. Anche di più. Ma no, guadagnava anche di più. E siete passati a OnlyFans, vi siete dimessi? È stata una decisione comunque insieme, abbiamo preso da un giorno all'altro, io mi sono licenziata. Ma io posso fare una domanda alla signora, ma voi quanto guadagnate su OnlyFans? Diciamo allora... In
all'incirca. Però io, una signora non parla mai di prezzi, però io dei così tanti soldi in vita mia non li avevo mai visti. E vabbè, comunque vengo da una famiglia. Lordi, abbastanza... lordi, tutti e due, quanto fate lordi? Ah, lordi, lordi, 20. 20 al mese, una cosa del genere, senza balle, dai. No, vedi, dai, qua voglio intervenire, Giuseppe Parenzo, alla fine, cioè, perché c'è questa libertà fra di loro di andare, perché alla fine comanda sempre la fresca. Vedono i soldi, vedono altre donne, vedono altri uomini, perché tutto rispetto, poi magari mi sbaglio, se fossero fidanzati facendo gli operai, scopavano solo tra di loro e basta, come quella che si tagliava le unghie, la fresca comanda sempre. A proposito, no, però sulla fresca, la filosofia, fresca, Parenzo. Però posso dirti di no, perché in realtà lo il mondo della diciamo del libertinismo, cioè che c'è una coppia che può scopare con altre coppie, prescinde da OnlyFans, cioè sono antecedente dal nostro lavoro. È vero che fai dei video, vendi dei video dove sputi, cioè, sì, vendo, cioè? Il mio sputo anche. Vendi il tuo sputo. Esattamente, sì. Io guardo Filippo. C'ho già la tosse, guarda. Dai, cioè tu fai video di scoreggi e sputi e i tuoi sputi li vendi? Sì. A quanto li vendi? Ma dipende se sei un cliente. Ma che cazzo lo compra lo sputo? Ma lo sputo a un certo punto si esaurisce o resta lì? Non lo so sinceramente. Vendo l'aria di Napoli perché non sputo, dai. Perché non posso vendere il mio sputo. Cioè tu, c'è qualcuno che compra il tuo sputo? Ma detto che è un barattolino, dove lo metti? Un barattolino, sì, dipende quanto me lo chiedono anche. Ma lo spedisci? Sì, lo spedisco. Lo spedisci. Scusate, ma poi ovviamente c'è tutta la questione che scopate insieme, scopate con altre persone, vabbè, quello lo do per scontato. Ma è vero che tu schiacci insetti a piedi nudi? Sì. Se me lo chiedono, sì. Sì, certo, se te lo chiedono. C'è un tuo abbonato, diciamo, che ti chiede di schiacciare un insetto a piedi nudi. Sì. Ma per quanti soldi? Anche questo dipende, se sei un cliente fidelizzato, un video del genere per 2 secondi l'ho venduto all'incirca sui 350 euro. Per quanti secondi? Per 3 o 4 secondi. Cioè, che tipo di gli animalisti schiaccia? Si potrebbero incazzare? Quanti tipi di insetti? Tanti, io abito in montagna, quindi quelli che trovavo mi diceva 1000 piedi. Più grossi erano 1000 piedi. Non scarafaggio, 1000 piedi. Scarafaggi pure. Mi avevano chiesto uno scorpione, ma non me la sono sentita, sinceramente. anche perché a trovarli. Ma io dico Giuseppe, poi lo dico sempre, ma poi mister Parenzo, poi criticano me. Perché istigo i giovani a giocare, a ballare. No, infatti lei sembra quasi normale, Parenzo, in questo qua contesto. Devi difendermi per una volta, Parenzo, cioè. No, ma poi infatti tutti dico, tutti mi attaccano due... poi, cioè io vedo quella vende le unghie, lei schiaccia gli insetti, quella va, io ma veramente bravo, non esatto. Fare, no, no, ma cioè. Questo è vero, siccome gli svalvolati vanno sempre in coppia, diciamo che la coppia svalvolati rappresentata dallo champagne e dallo stirato, scusami, rispetto Parenzo, alla nuova coppia introdotta. Rispetto alla coppia introdotta? Beh sì, mi pare molto più forte. Tu sai che cos'è un cook? Sai che cos'è un cook? Che è cook? Tu sai, non sai che cos'è un cook? Non so un cos'è. Cuckold. Sai che cos'è un cuckold? Che è? Spiegaglielo tu. Spiegaglielo tu. Lei scopa, io guardo. È una persona che gli piace guardare. C'è anche lì un'altra cosa che vorrei dire. Tutti questi termini, ma parliamo, siamo in Italia. Parliamo sto cazzo di italiano. Sempre andare a prendere gli altri. Sai che potrei lasciare la conduzione della trasmissione a Filippo? Cioè, ogni tanto mi lascio andare perché sono stanco dopo 2 ore e mezza. Cioè, lascio che Filippo guidi la baracca. A me fa solo piacere, Giuseppe. Io lo farei, guarda, verrei tutte le sere, ma. A gratis proprio, come dico qua, da a fare, gratis, cioè, lo farei senza problemi. Scusi, mi dica gli insetti che ha schiacciato per 300 euro, un elenco di insetti. Ragno? Soprattutto, ragni sì, tantissimi. Ragno, attenzione, ecco perché sei sfigata, perché ragno porta denaro. Vedi che sei sfigata. Io. Grazie ragazzi, ragni, 1000 piedi. 1000 piedi, formiche grosse, più grosse sono meglio è. Italiani! Ma lo stirate!